Ciao carissimi testicolatori, carissimi mangia brodini, mastica brodini. Ora ricordo, perché testicolatori? Tu che stai guardando lo sai. Questo è Electric. Oh! Qui dentro ci sono disegni vecchi di 10 anni. Questi disegni risalgono al periodo in cui ho studiato alla scuola internazionale di comics. Ieri qualcuno mi ha consigliato di fare un video dei miei disegni vecchi e ho trovato subito questi. Qua c'è la mia storia. La storia di una vita. Un classer, un raccoglitore di speranze, di sudore e impegno. Questo classer racconta la storia di un piccolo Peo, inesperto, stupido e scemo, che prova a disegnare, prova a migliorarsi più che altro. E adesso lo andremo a vedere. Contenti? Oui! Venite bambini, venite! Venite dal vostro caro Peo! Ecco qua, siete con il vostro caro Peo. Ciao bambini! Che dite? Volete vedere i disegnini? Quanto pesa Cristoforo! Disegnini! Non perdiamo troppo tempo. Innanzitutto, alla scuola comics si studia prospettiva. Guardate come l'ho scritto in modo bambinesco e stupido. Proprio come un bambino scemo l'ho scritto. Ma a prospettiva non si studiava solo la prospettiva, ma anche la narrativa. Fotogrammi chiave e cose un po' più legate appunto alla narrativa. Ma non perdiamo tempo, andiamo a vedere il primo disegno qui, che non è altro che una semplice camera con una TV gigante, con uno che assomiglia un po' a Onizuka. Non so, forse quel periodo stavo guardando Great Teacher Onizuka. Non mi ricordo la consegna, ma forse era quella di raccontare il più possibile con un solo disegno, quindi con gli elementi in giro. Quindi qui ci sono delle... mi metti a fuoco. Delle lattine, cassette, occhiali, reggiseni. Quindi questi due facevano le zozzerie insieme, no? E qualcuno è arrivato e noi stiamo guardando dagli occhi di quel qualcuno a casa, e loro si girano un po' sorpresi e lei saluta e dice: ma che minchia vuoi? Guardate che pessimo disegno, guardate che faccia, mamma mia, lasciamo perdere. Il prossimo, i prossimi, mamma mia, guarda che anime, guarda che occhi anime, senpai, senpai-chan, nani. Questa era un'esercitazione che ci faceva passare da un'inquadratura all'altra, da un dettaglio a un primo piano, a un mezzo busto, a un corpo intero, a una sorta di campo lungo, ma poi a un campo lungo ancora più lungo. Quindi si allontana la telecamera, no? C'è un albero lì che, lasciamo perdere. Fino a una panoramica totalmente sbagliata, ma questa è un'altra storia. Poi abbiamo un altro disegno stupido di una camera vuota. Una cucina, non so cosa sia. Qui abbiamo un simpatico signore che cerca di impiccarsi. Troppa felicità, davvero, per essere un disegno di un 17enne. Di un piccolo Peo 17enne, scemo. Questo disegno invece ci sono io, ok? All'epoca io portavo i capelli emo con il ciuffo. Non mi giudicate. Io stavo praticamente dormendo. Poi vedete, mi sveglio e succedono cose. Ma guardate, i miei capelli erano così. Io avevo i capelli così. Ma ti rendi conto? Andiamo avanti. Oddio, questo manco me lo ricordavo. Questa è una città tipo centro storico con un porchettaro. Ecco a lei un panino con la porchetta. Tenga pure il resto. Ho fame! Tesoro mio, fra poco mangi a casa. Ok, ti prendo solo un panino piccolo però. Grazie mamma, sei la migliore mamma del mondo. Guardate l'inquadratura che si intuisce, e dagli occhi del paninaro. Come si dice? Grazie mamma! Guardate che brutta faccia quella del bambino, che è totalmente fuori proporzione rispetto a quello della mamma. Bei tempi. L'ho detto, Peo 17enne, piccolo e scemo. Al prossimo abbiamo un ippopotamo su un camino di una casa che chiede aiuto. Non si sa per quale strano motivo, una casa relativamente moderna, perché non lo so. Poi qui c'è un tipo che dice: amore, guarda, c'è un ippopotamo incastrato nel nostro camino. Come ci sarà arrivato lassù? In poche parole, questo è un esercizio che faceva vedere prima una breve panoramica, poi l'inquadratura dagli occhi di una signora che guarda lui, quindi la ragazza, poi inquadratura da in cima, dall'ippopotamo che guarda in basso e vede quella che guardava prima. Vabbè, stupidaggini. Prossimo! Mamma mia, questo è brutto proprio. Questa è una casa addobbata per Natale. Buonanotte piccolo, a domani. Buonanotte. Quindi c'è un bambino che sta andando a dormire. Sembra una prigione più che una casa. Perché l'ho disegnata così? Anche
quest'anno niente regali. Oh mio Dio, la tristezza dei miei disegni. Perché ero una persona così triste? Il bambino si mette a letto, si addormenta, poi esce fuori un elfo. Quanto è brutto poi, lasciamo perdere. E lui lo sveglia, insomma, il bambino. Ma buon Natale! Splat! Perché lui ha ammazzato il folletto. Odio il Natale. Inquadratura dall'alto della camera con una macchia di sangue a fianco al bambino. Quanto cattivo! Ma io ero così cattivo da piccolo, da giovane. 17 anni non ero piccolo, ero giovane e stupido. Ma andiamo avanti. Qua c'è un mondo tipo fantastico con alberi di pietra, un cavallo meccanico che vola su una torre. Sulla torre c'è una botola e c'è una tizia dentro, tipo una principessa, e si fanno una bella spomiciazzata, vai! Mamma mia, questo non ho neanche il coraggio di raccontarlo. Questa invece voleva prendere come esempio la pubblicità della Nike, in cui c'era una partita di calcio con i demoni, i diavoli, e questi demoni, insomma, sono delle bestie a calcio. Ma alla fine è solo il papà che è mezzo morto che sta raccontando la storia a suo figlio, capito che cosa figa? Questo invece è uno dei miei preferiti. Siamo dentro un Hard Rock Caffè innanzitutto, vedete tutto è bello addobbato e c'è una coppia che mangia. Il tipo nella borsa trova una foto con un tipo, cioè la sua tipa stava con un tipo. Lui si alza, gli dà subito un ceffone, pam, e parte la borsa, i cioccolatini, tutto quanto, il sangue dalla bocca, i denti, guarda che roba. E qua c'è sta una bella inquadratura delle chiappe con un perizoma top, signori, top, guardate che chiappe, è un culo che parla, come si dice. Non ci resta che ucciderlo. E tira fuori letteralmente la pistola dal pene. Questo invece era un'esercitazione con oggetti reali, in questo caso una smart. Pa, 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 pa. Questa in particolar modo è molto simpatica perché è un esercizio che potete fare anche voi. Abbiamo preso un capitolo di Marco Valdo, un libro di Italo Calvino, e lo abbiamo tradotto in modo fantastico, ognuno a suo piacere. Quindi il mio episodio di Marco Valdo era ambientato in una città tipo newyorkese, guardate che palazzi, un palazzo a forma di pene. Poi, non l'ho fatto intenzionalmente, ma avevo 17 anni, ero giovane e stupido, ok? E insomma niente, non voglio perdere troppo tempo, ma qui succedono cose, addirittura portali demoniaci, funghi incredibilmente magici che ti trasformano in demoni, demoni cattivi. Ai tempi giocavo molto a Devil May Cry, quindi si può capire. Uno specchio che ti permette di vedere cose. Questo sarebbe il mio Marco Valdo. Inquadratura tipo Central Park. Marco Valdo che va e si va e vede, insomma, un fungo. Che sono proprio gli stessi funghi dei demoni. Però c'è qualcuno che lo tiene d'occhio. Mamma mia, questa è una bella scena, eh? Anche dallo specchio viene tenuto d'occhio. E questo infatti si incazza. E quindi chiama il tipo che stava spiando, che eccolo qui. Dice fermalo. Si gira e dice oh no, devo fermarlo. E lo sta per mangiare. E lui ormai è disperato. Lo mangia. Lui si toglie il cappotto, in realtà ha una mano falce. Quanta fantasia da parte mia, eh? Ma Marco Valdo ormai si è trasformato in un demone, signori. Che belle inquadrature. Non ero poi così scemo, eh. E un altro dettaglio qui. Cosa sono diventato? E intanto gli arriva un bel calcione che lo prende dritto in faccia, pam. E lui fa il gradasso, poi lui lo prende per il collo. Però riesce comunque a iniettargli una siringa di qualcosa, non si sa cosa, gli si chiudono gli occhi, tutto nero. Il giorno dopo si risveglia all'ospedale, non è successo niente, è ormai inculato. E chiede all'infermiera di credergli, ma non gli crede nessuno ed è completamente disperato anche la famiglia. E ormai Marco Valdo è fuori di testa. Bella. Qui abbiamo un'altra bella scena super creativa. Arriva tipo una nave su un posto abbandonato. Inquadratura da dentro la nave. La nave atterra. Tump! E scendono tipo dei ragazzi, tipo agenti o esploratori, non si sa. Guardate come sono belli. E iniziano appunto a esplorare quello che fanno gli esploratori. Ma qualcuno li sta guardando, una creatura che non si sa che diavolo è. Li sta osservando da dentro un capanno con computer e cose interessanti. Eccola lì, questa creatura misteriosa. Che bella inquadratura, ma non ero così merda, oh. Ero bravo. Queste creature sono più di una a quanto pare. I nostri esploratori continuano ad andare avanti finché non trovano una strana porta, una strana botola sul muro. Si accucciano per aprirla. Ah, con dinamite addirittura. Non si usano mezze misure qui. Sentono un verso strano. Lei si gira. No! Che cosa sta per succedere? Un graffio sulla faccia diretto. Parte un colpo di fucile a pompa. Ah, maledetto figlio di puttana! Un ruggito alquanto cattivo qui. L'esplosione.
della dinamite con la botola che parte. Wow, ma guardate che belle scritte anche che facevo. Stop, stop. Vedete che era una specie di lucertolone molto figo, tra l'altro, il suo design. Ero bravo a fare il design delle creature strane. E a quanto pare questi ragazzi stavano solo girando una scena. Hai capito? Una scena di un film. Ma in realtà c'è un film dentro il film, perché quelle creature oscure che abbiamo visto prima stanno complottando qualcosa. Non si sa cosa. Avanti con il mostro. Un mostro gigantesco esce dalla foresta. Guardate che bello il design di questa bestia. Guardate, è bellissimo. Sono totalmente fiero di questa bestia. Questa bestia si dirige verso la troupe televisiva e spalanca le fauci. E se, questo l'ho letteralmente strappato a metà. Guardate che simpatico. Quanta simpatia in un disegno. C'è gente morta, senza testa, gente conficcata nei container. Ma ero proprio cattivo a 17 anni. E alla fine si rivela che questo era un film fatto da degli alieni che erano travestiti da esseri umani. Ah, incredibile, vero? E queste sono le ultime tavole di prospettiva, perché qui inizia la sezione di anatomia bricis. Sarà un video particolare e strano. Vi è piaciuta l'anatomia? Cioè la prospettiva. Adesso vediamo l'anatomia. Andiamo avanti. Qui stiamo letteralmente testando e esercitandoci con il panneggio. Quindi tutte quelle che sono spiegazzature dei vestiti. Vedete, questi sta fa botte in un bagno tipo. E questo addirittura è i morde. Guardate che brutto disegno del morso. C'ha gli occhi incredibilmente vicini. Quello fa: aia, mi hai morso, zozzone. Qualcuno entra dando un bel calcio alla porta con tipo delle vans ai piedi, a quanto pare. È un tipo cazzuto che entra nel bagno e dà una ginocchiata violentissima al nostro aggressore. Oh, maledetto, si incazza come una iena, ma finisce la storia, che scappano, bella. Piccola esercitazione sulle espressioni. Stai calmo. Questo apre una busta, all'inizio un po' inespressivo, faccia un po' interrogativa, un po' triste, perché si vede che prosegue la lettera e qualcosa di triste accade. Qui non lo so che cacchio volevo fare. Qui si arrabbia improvvisamente, qui strappa la lettera letteralmente a morsi perché è incazzato come una iena. Qualche prova di pose per qualche gnocca, insomma, stiamo parlando di anatomia, no? Quindi pole dance, bitches, wow. Altre prove sulle espressioni, ma questa volta una ragazza che guarda la TV. Qui sembra spaventata, qui molto spaventata, qui quasi schifata, qui felice e qui ride, bella. Altre prove di donne. Donne, signori, donne. Dopo mi dicono perché disegno sempre le donne, perché questo è il periodo in cui ho imparato a disegnarle. Questa è una scena che sembra essere in una stazione ferroviaria. Qui c'è un tamarro figaccione, un truzzone che vede una bella gnocca e ci vuole provare. Quindi va lì, prende un taccuino e con la scusa di una intervista cerca di accalappiarla. Guardate che bicipiti il ragazzo, che capelli truzzi. E qui ci prova, insomma, lei. E gli propone un pacco regalo, non so se è chiaro, il signor pacco regalo, che è una roba, insomma, avete capito. Lei ovviamente si gira, lui fa un ghigno un po' più grrr. Mamma mia, mamma mia. Si scalda, invece lei se ne va e non se lo caga per niente. Ma... e c'è pure una vecchia davanti. C'è qualcuno che li osserva. Questo continua a provarci, ma questo che li sta osservando si avvicina e dà una palpatona alla ragazza. Attenzione! Lei ovviamente totalmente sorpresa, stupita e scioccata, si gira e sbam! Un ceffone micidiale! Poi inizia letteralmente a prenderlo a ombrellate, mentre il signore qui, malintenzionato, gli ha rubato il trolley. Colpo di scena! La valigia! Ma che diarmene! E vedete che infatti sta scappando con il trolley. E che infatti dice: minchia! Vedete come corre? E lui ancora incassa le ombrellate. Tra l'altro qui, tra capo e collo, la incassa. Questa è una scena bellissima per me, mi è piaciuta molto. Parte a mille il ragazzo per salvare la situazione e recuperare il trolley. Insegue il signor Findus, che si chiamava così, pensate. Lo prende al volo il trolley, vola via e va a finire sulle mani di un signore di mezza età, alquanto fico. Lei va da lui, ecco, così si vede meglio. E lui si prende tutta la gloria, hai capito? Guarda che faccia! E loro ci rimangono di merda. Bella questa, vero? Mi è piaciuta molto. Qui abbiamo delle semplici prove, ok? Un po' di studio di anatomia su Wolverine, un Wolverine incazzatissimo che sta in un lago di sangue. E qui arriva la parte relativamente noiosa in cui disegnavo letteralmente le ossa, parti del corpo umano per
Vabbè, per impararle a memoria, vedete gli arti inferiori e superiori. Guardate qua, c'è il bacino, la cassa toracica. Un bel teschio di profilo. Qui abbiamo un po' di disegno dal vero. Questo era un mio compagno della scuola. Qui ne abbiamo un altro di compagno della scuola che aveva questo tatuaggio, a quanto pare. Questo ragazzo era bravo, chissà che fine ha fatto. All'epoca era anche più bravo di me. Altro disegno dal vero, disegno dal vero. Oh mio Dio, che orecchie giganti. Muscoli anatomia. Me la smetto, ok? Prove dei muscoli in una tavola a caso. Disegno dal vero, lui è Fabrizio, il mio insegnante di anatomia. Insegna a scuola insegna ancora la scuola comics di Iesi. Questa è una l'ho fatta da una foto di mia sorella di tanti anni fa. Un telefonino. Disegno dal vero sempre. Disegno dal vero di scarpe. Disegno dal vero di macchine fotografiche. Disegno dal vero di panni. Disegno dal vero dell'assistente insegnante. Disegno dal vero di una modella. E tra l'altro avevo solo 17 anni e la modella aveva le tette di fuori, quindi era un piccolo ragazzo eccitato mentre che disegnava. Disegno della modella, disegno boh a caso. Pose e proporzioni di anatomia, le possiamo vedere bene così. Altre pose, sempre interessanti, sempre di anatomia. Provare cose. Altro disegno dal vero da uno scorcio molto interessante della nostra modella. E questo è quanto, perché qui abbiamo finito. Qui in realtà abbiamo un altro classer, ma questo me lo voglio tenere per un'altra volta, perché qui ci sono tutti gli studi dei personaggi che avete visto lì. Ne trovo uno al volo e vi faccio vedere. Ad esempio, questo è lo studio del personaggio della storia di Marco Valdo, il direttore, quello lì. E vedete la differenza dall'umano, questo è lo studio di lui umano, a lui demone. Sono tutti schizzi che facevo prima di fare le tavole, che erano necessari. Questo è il tipo con la falce al posto della mano, vedete? Un po' di prove. Qui abbiamo lo studio degli alieni, della storia sugli alieni, quindi insomma tutta roba molto interessante, ce ne sono molte altre, ma chiudo con una piccola chicca, ovvero questo è un vecchissimo disegno per mia madre, auguri super mamma, guardate che roba, che brutto, vabbè, questo è il mio primo disegno digitale. Direte assurdo per essere il primo disegno digitale, vabbè, ci ho perso forse 3-4 giorni perché volevo per forza imparare subito. E guardate che tette, cioè guardate che tette, è il mio primo disegno digitale, è questo qua, questa tipa qua, e vedete che già firmavo come Peo a 17 anni, c'è una storia qui, non so se è chiaro. Rimettiamo la telecamera al posticino suo. Bene carissimi, questo è quanto per questo video, spero che sia stato interessante per voi vedere i miei vecchi disegni, vedere il mio impegno, il mio sudore, la mia fatica, la mia voglia, la mia speranza, il mio impegno, la mia volontà, e sto esagerando. Beh, se vi è piaciuto questo video e vi piace in generale quello che faccio, ricordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, e se non lo sei, beh, sei un bamboccio, sei proprio un testicolatore. Lasciamelo dire, ma soprattutto ricordati che stavi guardando Electric.